Dal nord dell'Etiopia filtrano notizie e immagini di scontri armati tra l'esercito nazionale fedele al governo di Addis Abeba e reparti militari sotto il comando delle autorità del Tigray. Ecco, al momento i collegamenti internet e telefonici nella regione sono pressoché interrotti, molto difficoltosi. Ignoriamo dunque il bilancio delle vittime di questa escalation militare. Ecco, professor Waldelul, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Macerata, ha notizie fresche da fornirci? Cosa sta accadendo nel territorio etiope abitato dalla minoranza tigrina al confine con l'Eritrea? Siamo già alla guerra? Purtroppo sì, come diceva giustamente lei, da 10 giorni il paese è completamente isolato, quindi sia le linee telefoniche che qualsiasi collegamento via internet è interrotto e quindi di fatto quasi non arrivano notizie, diciamo, dall'interno. Quindi le uniche informazioni che arrivano sono quelle che arrivano sull'altro versante e sono quelle prevalentemente governative. Anche i giornalisti non riescono ad accedere alle zone del conflitto. È confermato ovviamente che ci sono combattimenti in corso dalla settimana scorsa, prevalentemente diciamo, nei confini fra lo stato regionale del Tigray e lo stato regionale dell'Amara, quindi verso il sud-ovest del Tigray per capirci, e anche nella zona vicino al confine con il Sudan. Numeri purtroppo sulle vittime, morti e feriti, non si, cioè, ci sono, ma sono voci come sempre che non si capisce in che misura stiano propagando o meno. Si parla sul versante etiopico di quasi 500 morti, che sarebbero ovviamente della parte avversa, cioè morti fra i tigrini. Sul versante tigrino non si danno cifre e quindi è difficile avere una stima attendibile. Si è parlato anche ripetutamente di attacchi aerei, bombardamenti su obiettivi strategici all'interno del Tigray. Confermati da entrambe le parti, ma ovviamente sul versante tigrino si nega che abbiano colpito nulla di rilevante, sul versante etiopico invece si dice che siano stati devastanti, eccetera. E un'altra notizia è che sembrerebbe che le truppe, diciamo, dell'esercito federale abbiano preso controllo dell'aeroporto di Humera, che è al nord-ovest del Tigray, vicino quasi al confine con l'Eritrea, che ovviamente apre un altro scenario più complesso ancora, che è quello del ruolo delle truppe eritree che, secondo le fonti tigrine, sono già attive nei combattimenti, mentre ovviamente sul versante etiopico si nega. La spirale di violenza e instabilità che sta infiammando la regione settentrionale dell'Etiopia è solo l'ultimo capitolo di una crisi che contrappone il governo di Addis Abeba alle autorità tigrine. Ecco, ci vuole ricordare le tappe della crisi, da cosa è stata innescata, come si è arrivati alla crisi militare, attuale e soprattutto qual è la posta in gioco? Diciamo, il contesto generale è questo cambio abbastanza importante di equilibri, come si può dire, di potere con l'arrivo al ruolo di primo ministro dell'attuale primo ministro Abiy Ahmed nel 2018, no? Fino a quel momento, diciamo, la coalizione di governo aveva visto un ruolo egemonico del TPLF, quindi l'Organizzazione Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray, che è l'organizzazione politica che di fatto ha controllato l'Etiopia dal 1991, dopo la caduta della dittatura militare. Quindi questo è, diciamo, l'avvio, se vogliamo proprio ritornare indietro, della crisi. E l'evento, diciamo, che ha esacerbato la crisi è stato l'annuncio a fine aprile da parte del primo ministro Abiy Ahmed di posporre la decisione, diciamo, di posporre a data da definirsi le elezioni politiche generali che erano previste per l'agosto 2020. E allora la ragione ufficiale addotta è stata quella ovviamente della pandemia del Covid-19 che rendeva difficile l'organizzazione logistica, eccetera, eccetera. Sul versante del Tigrino, ma in realtà non solo Tigrino, perché anche altri stati federali, tra cui la regione, lo Stato federale dell'Oromia, hanno profondamente criticato questa decisione, sostenendo che era semplicemente un modo per estendere, diciamo, illegalmente il mandato in un contesto in cui il primo ministro aveva, cioè non aveva, come dire, certezza di conseguire un risultato a lui favorevole nel processo elettorale, in quanto, avendo sciolto, diciamo, la coalizione di governo esistente fino a quel momento, ha fondato un suo nuovo partito, il cosiddetto Partito della Prosperità, che oggettivamente aveva una base di consenso molto, 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 molto ridotta, molto risicata, e quindi sarebbe riuscito a mobilitare la sua base elettorale sufficientemente per queste elezioni.
Da questa decisione di posporre, diciamo, le elezioni, la crisi è progressivamente deteriorata perché alcune amministrazioni degli stati federali hanno contestato questa scelta minacciando di procedere ugualmente con le elezioni all'interno del loro territorio. In realtà gli unici che l'hanno fatto sono stati gli amministratori dello stato del Tigray, che hanno svolto nel settembre le elezioni con un discreto numero, diciamo, di partecipanti. Si parla di una partecipazione al voto attorno al mi sembra all'88 o al 90%, adesso non mi ricordo, e che ha vinto, ovviamente ha visto il successo plebiscitario del fronte del TPLF, che è storicamente, diciamo, l'organizzazione egemone in Tigray, anche se hanno partecipato cinque partiti a queste elezioni. Ovviamente a quel punto si è creata una divaricazione perché il governo federale non ha riconosciuto la validità di queste elezioni, in quanto le elezioni devono ancora essere pianificate. Il governo di Tigray ha dichiarato illegittimo, quindi ha rifiutato di accettare qualsiasi deliberazione dal governo centrale federale gestito dal primo ministro, e da lì, diciamo, la situazione si è esacerbata. Il casus sono state una serie di provocazioni reciproche, nel senso che il governo federale ha addirittura arrestato temporaneamente un famoso studioso norvegese, Kjetil Tronvoll, che si era recato come osservatore nel corso del processo elettorale in Tigray, arrestato ovviamente temporaneamente, poche ore, però insomma il messaggio è stato forte. La federazione sportiva, la Commissione Sportiva Federale ha chiesto a tutte le associazioni sportive nazionali di boicottare qualsiasi rapporto col Tigray. Insomma, c'è stata tutta una serie di dispetti, diciamo, che hanno esacerbato la situazione, culminata con l'invio di un nuovo comandante generale della, come si può dire, del corpo militare di stanza nelle regioni settentrionali, e l'invio da parte del primo ministro etiopico, che ovviamente è stato respinto dal governo del Tigray, che considera a questo punto illegittimo il governo di Addis Abeba, quindi non recepisce nessuna istanza, nessuna decisione emanata da questo organo. Quindi il respingimento di questo generale, il generale Jamal Mohammed, che è arrivato a Makalè il 29 ottobre. E da lì ovviamente questo è stato considerato come uno schiaffo, e ufficialmente il 4 novembre il primo ministro ha dichiarato 6 mesi di stato d'emergenza e la creazione di un gruppo ad hoc per organizzare una spedizione militare contro il governo del Tigray, con lo scopo dichiarato di salvare la regione dal caos, dall'instabilità, eccetera, eccetera. Questo, diciamo, proprio in pillole gli sviluppi che hanno portato alla situazione attuale. Alcuni commentatori e osservatori vedono nella crisi del Tigray il simbolo della parabola del premier Abiy Ahmed Ali, il più giovane leader africano, già premio Nobel per la pace, che solo pochi mesi fa incarnava tante speranze da parte della popolazione e della comunità internazionale. Ecco, il primo ministro etiope, a suo modo di vedere, ha commesso degli errori o sta pagando semplicemente l'ostruzionismo di chi si oppone alle sue riforme, al suo nuovo corso? Prima di tutto è abbastanza evidente che quella in corso è una guerra fra due visioni, per certi aspetti inconciliabili o, se vogliamo essere ottimisti, difficilmente conciliabili, di quello che deve essere l'Etiopia nel suo futuro, nel suo sviluppo storico. Da un lato la visione posta in essere dal TPLF a partire dalla Costituzione del 1994, quindi un modello federale in cui l'assetto federale è definito su base etnolinguistica. Una scelta molto controversa e anche, a mio parere, pericolosa, nel senso che federalismi su questo tipo di base sono estremamente fragili e precari, quindi in un certo senso, paradossalmente, la crisi attuale è anche un po' la conseguenza della, se vogliamo dire così, della presa di coscienza da parte soprattutto delle nuove generazioni cresciute in questo sistema federale, delle rivendicazioni reali, se federalismo deve essere, che lo sia davvero, no? Quindi questo un po' è l'acido avvelenato di questa politica di federalismo etnico. Detto questo, da un lato, dicevo, appunto, c'è la visione del governo del Tigray, della leadership del TPLF, e mentre il primo ministro chiaramente sta impostando una politica che, se non è esplicitamente antifederale, lo è nella sostanza, cioè una politica che mira a
ricomporre la diversità etnolinguistica del Tigray in uno stato di nuovo fortemente centralizzato, ovviamente con gravitante attorno ad Addis Abeba, mentre invece le politiche avviate dal 1994 miravano sostanzialmente a un progressivo indebolimento del governo centrale a favore di una diffusione di potere verso gli stati regionali, cioè i membri dell'assetto federale. Quindi questa è un po' la situazione che rende anche molto ristretti i margini di dialogo, perché di fatto se il TPLF ne esce sconfitto, non è semplicemente una sconfitta politica, è l'eliminazione di una classe dirigente. Eliminazione politica e, non escluso, anche fisica se il conflitto continua. Se il TPLF non viene sconfitto, ne esce distrutto politicamente Abiy e quindi la sua legittimità. Lei mi chiedeva se sono stati commessi errori o no. Indubbiamente, il primo ministro come dire, ha generato un ottimismo pressoché universale nel momento del suo arrivo al potere, perché si sono sentite parole nuove, libertà di espressione, ritorno degli oppositori, libertà di associazione politica e religiosa. Come si dice, un'enfasi mai vista così, diciamo così, forte sul ruolo delle donne, quindi anche tutte le questioni di genere. Ed oggettivamente c'è stato un forte ottimismo in tutta la regione, seguito anche dall'accordo di pace con l'Eritrea, che gli ha anche guadagnato il Nobel. In realtà, guardando passati, diciamo, i primi 4-5 mesi di entusiasmo, in realtà gli osservatori più attenti, più scaltri, hanno iniziato a notare qualcosa che non tornava. Innanzitutto, queste aperture al dissenso e quindi all'opposizione si sono tradotte molto rapidamente in realtà in nuove serie di arresti indiscriminati di oppositori, sempre più museruole, diciamo, ai media, ovviamente nazionali, arresti indiscriminati di oppositori e molti organismi, diciamo, umanitari insinuano un sospetto che siano anche, purtroppo, ampiamente utilizzate pratiche di, come si dice, extrajudicial killing, quindi, come si dice, assassini, diciamo, esecuzioni, diciamo, di oppositori fuori ovviamente dai procedimenti giudiziari. E quindi c'è stato, insomma, un po' un crollo di questo iniziale ottimismo. E sul piano economico, anche nel senso che il paese sono 2 anni che attraversa un'inflazione sempre più virulenta, credo che adesso si aggiri attorno al 18-19% il tasso di inflazione. E paradossalmente anche la guerra con l'Etiopia, scusate, la pace con l'Eritrea, da parte dell'Etiopia si è rivelata tutt'altro che un evento, diciamo, foriero di stabilità, perché è stata, come dire, gestita in modo troppo rapido, senza che fossero chiaramente definite le basi, il tipo di accordi politici, economici, eccetera, con un governo, come dire, che è il governo ufficiale dell'Eritrea, ma è di fatto una dittatura in piedi ormai dal 91, senza alcuna legittimità popolare, e al contrario con una situazione di repressione interna tra le più brutali del mondo, che quindi ha alienato il sostegno di tutta, diciamo, l'opposizione eritrea al nuovo governo etiopico, ma soprattutto questo accordo di pace è stato sempre più percepito dalla leadership tigrina in realtà come un accordo mirato a, come dire, isolare politicamente e potenzialmente anche sul piano militare il governo del Tigray, che è storicamente nemico, diciamo, fino dagli anni 80, diciamo, le formazioni al governo nel Tigray e in Eritrea sono in fortissimo conflitto, contrasto politico, e quindi in questo senso sicuramente il governo di Abiy Ahmed non è stato all'altezza delle aspettative. E la cosa più inquietante, soprattutto paradossalmente per un premio Nobel, è anche questa opzione militare che probabilmente non era la più immediata e l'unica sul tavolo in questo momento. Nel senso che in realtà era tutto ancora, il conflitto era molto in termini di, come si può dire, di competenze, di limiti costituzionali, di infrazioni all'attuale equilibrio costituzionale del paese, quindi si trattava di contrattare e negoziare su margini di conciliabilità fra queste due
questi due grandi contendenti, diciamo. La scelta così secca e brutale per l'opzione militare lascia un pochino perplessi, anche perché è un bluff molto molto rischioso. L'impressione era che il governo mirasse una specie di, come l'hanno definito loro stessi, una specie di operazione chirurgica, no? Quindi un blitz che isolasse, possibilmente ponesse sotto arresto la classe dirigente del Tigray per sostituirla con una classe dirigente più allineata, diciamo, con le linee guida del governo centrale. Essendo fallito il blitz, la situazione è inquietante perché il Tigray è demograficamente una minoranza, rappresenta circa il 6-7% della popolazione, ma militarmente il Tigray controlla più della metà delle forze armate dell'esercito e delle risorse militari dell'esercito etiopico, quindi non è una soluzione che io vedo possibile, vedo come possibile, diciamo, che si risolva su un piano puramente militare. Il rischio è di uno stallo con un logoramento progressivo, vittime ovviamente come sempre tra i civili, già si parla di un forte esodo verso il Sudan delle popolazioni che lì vivono vicino alle zone di frontiera e inevitabilmente, come sempre dopo ogni conflitto, si dovranno sedere a un tavolo delle trattative, no? Quindi diciamo, questa opzione militare non sembra essere la più sensata e la più diciamo, politicamente acuta, anzi rischia di... Se, come molti sostengono, c'è anche un coinvolgimento diretto o indiretto delle forze eritree, rischia una pericolosa escalation che può portare veramente a esiti assolutamente imprevisti e drammatici. E noi seguiremo con estrema attenzione l'evolvere della situazione in questa delicata e calda regione del Corno d'Africa. La secessione rimane per ora un'ipotesi accademica, ma è indubbio che l'opzione separatista sia entrata con prepotenza nel dibattito pubblico tigrino. E come diceva giustamente il nostro interlocutore, il professor Wolde Lull, in ballo ci sono due visioni contrapposte per il futuro dell'Etiopia. A proposito del nostro ospite, vorrei ricordare a voi tutti il seminario in programma sabato 21 e domenica 22 novembre, incentrato sulla storia coloniale italiana. Dunque, 2 giorni per riscoprire la memoria perduta, o se vogliamo rimossa, dell'avventura coloniale del nostro paese nel continente africano. Miti, memorie, eredità coloniali. L'Italia in Africa, a cura del professor Wolde Lull, naturalmente un seminario solo in streaming. Trovate tutte le informazioni, i dettagli per iscrivervi sul nostro sito internet. Grazie per averci seguito e alla prossima.